Eccoci qui ragazzi, quinto episodio, quasi a metà della storia. L'episodio di oggi, vediamo, si intitola La follia di Altea. Succederà una cosa molto importante in questo episodio. La folla, che sulle porte della città attendeva gli eroi di ritorno dalla caccia, era silenziosa e triste. Già si sapeva che il cinghiale era stato ucciso, ma si conosceva anche il prezzo pagato per quella vittoria. Il re, in lacrime, attendeva di abbracciare per l'ultima volta i corpi dei suoi due giovani figli morti. La regina Altea era fuori di sé. La rabbia in lei era più forte del dolore. Quasi non pensava ai due figli straziati dalla belva. Pensava ai suoi fratelli uccisi per colpa di una vagabonda. Pensava a Meleagro, che le aveva disobbedito. È ormai chiaro, ella si infuriava, che quella vipera ha preso nel suo cuore il posto della madre e della famiglia. I miei figli sono morti, i miei fratelli sono morti, ma Meleagro è peggio che morto, è perduto, perché non è più mio. Atalanta me lo ha rapito. Essa fa di lui ciò che vuole, senza nemmeno ordinarglielo apertamente. Essa ottiene che Meleagro si schieri contro i miei fratelli, contro di me, contro sua madre. Atalanta non gli dirà nemmeno seguimi, egli la seguirà ugualmente, più docile del suo cane, pronto a diventare una freccia del suo arco. Da una finestra della reggia vide giungere il corteo, un corteo di vittoria e un corteo funebre insieme. Quattro schiavi camminavano davanti ad Atalanta reggendo sui bastoni il corpo del cinghiale, altri due portavano la pelle. Atalanta non guardava né a destra né a sinistra, essa guardava dentro di sé, domandandosi: è questo che volevo? È questa la mia vendetta? Ma alla regina il suo atteggiamento parve pieno di superbia. Meleagro camminava al suo fianco e di nuovo non aveva occhi né per la folla né per i compagni di caccia, ma solo per Atalanta. Non mi rimane altro da fare, mormorò Altea. Si staccò dalla finestra e si ritirò nelle sue stanze e ordinò alla vecchia paglia di accendere il fuoco. E che? Si meravigliò la schiava. Ti pare una giornata fredda? Io per me mi sto sciogliendo di sudore. Fa quello che ti ho detto, replicò aspramente la regina. La schiava si affrettò borbottando a gettare legna sul camino. Pazza, diceva tra i denti, sei una pazza, ecco quello che sei, sei sempre stata una pazza e nient'altro. Giù ci sono le salme dei tuoi figli e dei tuoi fratelli e c'è da lavarle, da ungerle di olio profumato, da pettinarne i capelli per l'ultima volta. Ci sono gli ospiti e bisogna dar loro la cena e bisogna discutere col re per i solenni funerali. O vuoi congedare le loro anime come se fossero anime di cani? Ma lei non pensa niente, ha freddo, vuole il fuocherello per scaldarsi. E questa sarebbe una regina? Mia madre, che era una semplice schiava come me, non si sarebbe comportata così balordamente. Ma mia madre non era una pazza. E questa invece è pazza, 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 tutta quanta. Tieni, tieni il fuoco, ci metto altra legna, ce ne metto ancora. E voi non state a fare i capricci, accendetevi presto se questa è la vostra sorte. Non state a fare fumo, non borbottate sinistramente, non sibilate lasciando sfuggire umidità. Ardete, ardete. Ecco. Ah, oh, prendono. Il fuoco è pronto. Ad alta voce ripeté: il fuoco è pronto, signora. Serve altro? Vattene. Fu la risposta. Per quello che aveva intenzione di fare, la regina Altea voleva essere sola. Nella sala del trono, intanto, re Eneo stava intrattenendo gli eroi che avevano partecipato alla caccia e insieme a loro ne rievocava le vicende. Tante volte egli aveva sognato questo ricevimento, ma mai, però, aveva pensato che sarebbe stato un ricevimento funebre. Nel vano di una finestra Meleagro parlava ad Atalanta,
che guardava fissa davanti a sé. «Io so», diceva Meleagro, «che tu sogni i tuoi boschi e le tue compagne. Nessuno vorrebbe staccarsi dalle cose della sua fanciullezza. Nessuno, se tocca a lui decidere, ha fretta di crescere, ma tu ormai sei una donna e il posto di una donna è accanto a un uomo». Atalanta non rispose. «Forse questa reggia non ti piace», riprese Meleagro. «Forse è di mia madre che hai paura? Beh, chiederemo a mio padre il permesso di andarcene lontano, di fondare un nuovo regno. Tu sarai la regina, io il re, ma sarò re soltanto per il mio popolo, te lo prometto. Per te sarò uno schiavo o un fratello. Preferirei un fratello», disse Atalanta. «Ma tu, aspetta», la interruppe Meleagro. «Non parlare troppo presto, non decidere ora. A certe domande bisogna rispondere solo dopo averci pensato. Lasciamo che passi questa notte? Lasciamo passare anche la giornata di domani, troppo piena di dolorosi incarichi. Dopo i funerali dei miei potrai rispondermi. Intanto», aggiunse con un sorriso triste, «io potrò riposare un poco, sai, è difficile starti dietro. La caccia mi ha stancato. Non sono mai stato tanto stanco. Ho voglia di dormire, di dormire». Qualcosa nella sua voce costrinse Atalanta a voltarsi verso di lui. Meleagro era scivolato sul pavimento, con la schiena appoggiata a una colonna. Pareva farsi forza per raggiungere qualcosa. «Io», balbettava, «io». Atalanta si curvò sul giovane principe, spaventata. «Stai male?» «No, no», sussurrò Meleagro in un soffio. «È il sonno. Non è che il sonno. Ma tu sei pallido. Tu stai per venir meno. Signori, presto, soccorrete il principe Meleagro. Signori, per pietà, guardatelo. Egli sta male. Egli...» Un sospetto spaventoso le illuminò la mente con la luce crudele di un lampo. Atalanta abbandonò la mano di Meleagro, che aveva raccolta tra le sue, e corse via, ansando e tremando. Corse verso la stanza della regina, spalancò violentemente la porta. Altea se ne stava raggomitolata accanto al fuoco e fissava la fiamma, borbottando e ridacchiando: «Consuma, consuma, tizzone fatato! E voi, parche, tagliate il suo filo! Era ora, non vedete? È ora! Non vedete che il tizzone è bruciato fino all'ultimo?» Lo scrigno d'oro era aperto sul tavolo, vuoto. Il tizzone a cui era legata la vita di Meleagro sprizzava dal camino le ultime scintille. Atalanta si gettò con un grido sul focolare: «Meleagro! Meleagro!» La regina rise, ma non era più lei a ridere. Era la follia che era in lei. «Il tuo Meleagro», farfugliò, è bruciato tutto. Non è che cenere, guarda. Puoi distinguere la cenere di un tizzone da quella di un altro? Ah, così potrai distinguere le ombre di Meleagro nel regno dei morti, dove troverai milioni e milioni di ombre perdute. Addio, addio, Meleagro!» Atalanta tentò di spegnere il fuoco con le sue stesse mani, avrebbe voluto poterlo fare con le sue lacrime, ma la regina aveva ragione. Sulla pietra del focolare non restavano che pochi carboni ardenti e un mucchio di cenere. Quando tornò nella sala del trono, Meleagro era morto. E solo in quel momento ella seppe che lo aveva amato. Era uscita dal suo bosco per trovare vendetta, aveva incontrato l'amore, ma lo aveva riconosciuto solo quando la morte glielo aveva portato via. Quella sera stessa Teseo andò a salutarla. «Noi partiamo, Atalanta. Un'altra grande impresa ci attende. La nave Argo sta per salpare al comando di Giasone. Si tratta di un viaggio lungo e pieno di pericoli che Giasone intraprende per recarsi alla ricerca del vello d'oro. Io parto con lui e con me partiranno molti dei principi che hai conosciuto alla caccia». Un attimo prima Atalanta si stava preparando a tornare dei boschi dove era cresciuta. Le sue labbra si mossero senza darle il tempo di pensare. «Posso venire con voi?»
Meleagro ci sarebbe certo venuto se fosse rimasto in vita. Vieni, disse Teseo. Il posto di Meleagro è il tuo. Alla prossima leggeremo il sesto e staremo a metà della storia.